cucina. Ma che ne sai tu della cucina? Virtuale, oggi siamo qui per non cucinare ma per chiacchierare. Un tart barra challenge di quelli che vi piacciono tanti, ma che ne sai tu in cucina? Tanto, che vi piacciono tanto. Che piacciono a tanti, che un tag che vi piacerà tanto e quindi tante domande, 5 domande io, 5 domande lei, di che trattano sulla cucina, trattanti la cucina. Trattanti che riguardano il mondo della cucina, quindi domande di tutti i tipi. Vabbè. Quanto è lungo il mestolo giusto? No, allora cominciamo con il tag barra challenge. Ma che ne sai tu della cucina? Bene, una domanda a testa, 5 domande. Comincia forza. Tu, dai, sono temeraria. Ha scelto domande difficilissime. Allora, per fare... Nella matriciana, che carne ci va? Che tipo di taglio di carne ci va? Il guanciale. Oh no, cacchioni! Era facile, te ne faccio un'altra. Cos'è una tartare? Una tartaruga. No, una tartare è un trito di carne tagliato col coltello a mano. Bravo! In quanti minuti cuoce un uovo sodo? Oh signore, in 9 minuti? No, in 4 minuti. Aspetta, c'è un errore di forma, dovevi dire dal momento dell'ebollizione dell'acqua. Mi dispiace, errore. No, mi appella la convenzione di Ginevra dell'uovo sodo. Devi metterci i minuti per... No. Basta, hai perso. 1-0 per me, poi. Va bene. Comunque l'uovo sodo è pronto quando si spacca in generale. Quando si spacca, o quando finisce l'acqua. In quel caso è sodo e abbrustolito, buono. Bene, cos'è la pasta choux? La pasta choux è un tipo di pasta che si usa, non pasta tipo pasta da col sugo, un tipo di pasta che si usa per la pasta choux per fare i cosi, come si chiamano, i vignè. E che particolare cos'è? Una pasta è un particolare, perché si usa per fare il vignè? Comunque ha risposto giusto, perché lievita, non lo so. Hai risposto solo per merito mio, perché me ne senti parlare, di la verità, perché sono il cuore un cavo, è il cuore cavo ecco. È proprio a forma di cavolfiore, fammi ecco, tutta ecco. Domanda. 1-0 per me. Guarda, se allora, perde è assurdo. A cosa corrisponde il taglio della verdura a Brunois? Brunoise. A dadolini. A dadolini di che spessore? Dai, a dadolini ti ho fatto pasta choux. A dadolini di mezzo millimetro, di mezzo centimetro. No, mi dispiace. Di un centimetro. No, mi dispiace. Non fare lo stronzo. 3 millimetri. Sì, 3 millimetri, dipende da dove la misuri. Sì, mezzo centimetro, l'ho detto giusto. La dadolata sottile. Vabbè, dai, 1-1. Avanti. Adesso dimmi, a cosa serve il temperaggio del cioccolato e come si fa il come si tempera, a che temperatura si tempera il cioccolato fondente? Allora, la prima la so, è per rendere il cioccolato lucido. Diciamo che il cioccolato nasce lucido. Se tu prendi un cioccolato è già lucido, quindi non è, serve per non fargli perdere la lucidità. In realtà serve per non fare venire fuori la patina bianca. Bravissima. Ecco, quindi già hai sbagliato. Che quello è il burro di cacao. Poi la temperatura del cioccolato fondente. 70 gradi. Cavolate col botto. 65. Cavolate col botto. 38. No, abbiamo fatto anche il video, 38. Ragazzi, non ha giustificazione. 38. Se volete vedere come temperare un cioccolato in maniera semplice, cliccate su lei col pallino. 38. E allora, fondente, 50 gradi, si innalza. Poi si abbassa rapidamente a 31. 31 e poi si rialza. No, poi si abbassa rapidamente a 28 e poi si rialza un po'. Ma va bene, e con la tachipirina non si abbassa? No, neanche, quindi hai perso. Allora, quanto siamo? 2-1 per te? Sì.
Come si preparano i pomodorini confit? I confit. Confit. Si infornano, si gratinano. E poi? Con la spolverata di pan grattato sopra. Il confit è un pomodorino pachino che si mette in forno e si gratina con un po' di aglio. Io secondo le mie fonti... un po' di olio. È la tua risposta definitiva? Sì. Secondo le mie fonti è caramellato in forno con lo zucchero. Non può essere. Bene, quindi 2-2. Vadi! Cos'è la crema chantilly e quali sono i suoi ingredienti? Allora... E calò dall'alto un forte, un grosso palo. Si usa mischiando la crema bianca con la panna montata. No. Io ti sto chiedendo l'originale. La chantilly. L'originale. Tuorlo d'uovo. Cavolate col botto. Limone. No. Non lo so allora. Carissimo, la chantilly è quella che noi in Sicilia chiamiamo panna. È semplicemente panna da montare e zucchero. Oh no, mia! Yeah! Quella che dicevi tu, la chantilly è l'italiana, panna da montare zuccherata e crema pasticciera al 50%, Ti ho dato, risposta in più, 3 scusami. 3 a 2, no, hai dato una risposta sbagliata. Non allora, con questo recupero. Sì, come no. Tanto puoi recuperare. Allora. Ride solo per le sue domande assurde, dica. Allora, per un tè perfetto, l'acqua a quanti gradi deve bollire? L'acqua per un tè perfetto non deve bollire, deve arrivare a 55 gradi. È la tua risposta definitiva? No, aspetta, deve arrivare a 55 a 75 gradi. Oh no! Sì, è tra i 75 e gli 85. Yeah, perché non deve bollire per un tè perfetto, deve essere almeno 90 gradi. E vince 4 a 2. Adesso ultimo momento di allora pasta choux fatta, tempera fatta, crema chantilly. Oh, mi dici per favore gli ingredienti, una ricetta base della pasticceria italiana. Una ricetta base? Il pan di Spagna. Non voglio sapere le quantità, voglio sapere solo gli ingredienti, perché ti aspetto lì al bar. Allora, è farina, tuorlo d'uovo, albume, zucchero, sì, e un pizzico di sale, acqua. E non ti manca niente? No, perché teoricamente dovrebbe lievitare da sola. Hai indovinato! Con questo recupero arrivo al 5-4. No, cavolate col botto, vinco lo stesso io. Però il ragazzo ne sa in cucina, ha imparato. Bene, bene. Complimenti. Bravo. E voi quante ne sapevate di queste? Fatecelo sapere qua sotto. Fatecelo sapere. Ma chi perde? Cosa fa? Decidete voi la punizione. E noi in un prossimo... Oh, una punizione mangiareccia, tipo deve mangiare... Io vi dico cosa non piace a Gabriele. No, va bene, io mangio di tutto, bene. E quindi mi raccomando, se anche a voi è piaciuto questo tag, riproponetelo ai vostri amici. E diteci se sapete le risposte, fate tanti di questi tag che servono anche a imparare qualcosa in cucina, bene, speriamo. Bene, e quindi la prossima volta vedremo come cucinare bucle. Oh, amore. Sì, come cucinare agnellino. Amore, agnellino. Bene, noi vi rimandiamo presto per una prossima ricetta, sempre qui. Sulle nostre tavole. Ciao!